focus, dicevamo oggi secondo appuntamento con l'ictus cerebrale di cui ricordate venerdì scorso si è ricorsa la giornata mondiale di questo improvviso deficit neurologico che, come sappiamo, è tra le prime cause di morte in Europa, la seconda per deficit cognitivo nell'adulto e la prima in assoluto per disabilità a lungo termine. Nonostante gli sforzi diagnostici e clinici per affrontare quella che viene definita quasi una catastrofe umanitaria, si stima per i prossimi anni ci sarà un aumento massiccio del 34% di nuovi casi, soprattutto per l'invecchiamento della popolazione. Uno studio del King's College di Londra ha dimostrato che è possibile un notevole miglioramento dell'indice di sopravvivenza all'ictus grazie alle stroke unit, ma solo il 30%, ne abbiamo parlato ieri, vi ricordate, dei pazienti europei riceve assistenza adeguata dopo l'evento, quindi è importante prevenire l'ictus fin quando è possibile attraverso la diagnostica precoce e con la chirurgia preventiva in mini invasiva. Ed è questo l'argomento sul quale noi abbiamo invitato il dottor Crinisio, che è un grande specialista. Concentriamoci sulla prevenzione. Dunque, innanzitutto, che cos'è, dottor Crinisio, proprio rapidamente, che cos'è l'ictus? È prima di una TIA, cioè un attacco ischemia, insomma, transitorio. Come si procede con gli esami di imaging per arrivare poi a quella famosa diagnosi preventiva precisa di cui parlavamo prima? Cosa può emergere da questo esame? Allora, per ictus cerebrale o colpo apoplettico si indica quello che ha già detto lei, cioè un improvviso deficit delle funzioni cerebrali legate a un danno cerebrale. Il danno cerebrale è legato a un'alterazione della funzionalità delle cellule cerebrali che molto spesso conseguono a due eventi che possono in qualche modo causarle, o l'evento ischemico, quindi la mancanza improvvisa di sangue, o l'evento emorragico, quindi quando si ha una rottura di un vaso cerebrale, sì. Quindi ictus ischemico o ictus emorragico. Tenga conto che per ictus ischemico si rappresenta l'85% dei casi di ictus, mentre il 15% è legato agli ictus emorragici. Nel caso dell'ictus ischemico, che è quello che oggi andiamo a prendere in considerazione, in realtà la causa è legata all'improvvisa carenza di flusso di sangue e quindi di ossigenazione nelle cellule cerebrali, con conseguente necrosi e morte cellulare. La morte cellulare ovviamente si ripercuote nella mancanza delle funzioni legate a quelle cellule cerebrali, quindi si ripercuote clinicamente una serie di sintomi e segni che sono importantissimi fin dai primi stadi, che possono essere per esempio una mancanza improvvisa del visus a un occhio, che può essere una deviazione della rima labiale o praticamente della estroflessione della lingua, l'incapacità a manifestare un equilibrio nella deambulazione, l'improvviso svenimento o l'emiparesi o emiplegia, quindi una paralisi parziale o totale di una metà del corpo. Questi segni possono avvenire per poco tempo, quindi possono regredire nell'arco delle 24 ore con una durata media dei 15-20 minuti e si parla di attacchi ischemici transitori. Oppure possono perdurare fino a 3 settimane, si parla di RIND, cioè Reversible Ischemic Neurological Disease, oppure possono essere i veri e propri ictus o stroke. Gli stroke sono un danno permanente della funzione cerebrale, quindi clinica, e di conseguenza possono essere stroke di tipo minore, quindi minor stroke quando il deficit è di grado lieve, o major stroke quando l'invalidità è completamente cioè massiva e quindi con la perdita completa dell'autonomia da parte. Ecco, qui vediamo l'eco color Doppler, è vero? Esatto. Sì. Quindi oltre ai segni clinici ovviamente è importante, come diceva lei dottore, prevenire l'ictus. La prevenzione dell'ictus, oltre che sugli stili di vita, si basa su tecniche di imaging che possono diciamo così essere legate o a tecniche non invasive, quindi ecografiche, ripetibili, quindi diciamo così come l'eco color Doppler, che è quello che stiamo vedendo, che ci consente di valutare non soltanto l'immagine ecografica del vaso, quindi noi vediamo il vaso, vediamo le pareti del vaso, se si formano delle placche, delle incrostazioni all'interno del vaso stesso, e la tipologia di incrostazioni, perché possiamo avere placche calcifiche o placche morbide che possono in qualche modo embolizzare, ma ci consente di vedere anche le dinamiche di flusso, quindi diciamo così quello che è la valutazione del flusso ematico e quindi le eventuali accelerazioni di flusso che si conseguono a un punto un po' più stretto, quindi a una stenosi dell'arteria interessata. In questo caso l'arteria preponderante, quindi interessata per quanto riguarda l'ictus cerebrale, è la carotide, una carotide interna, che il vaso che a partenza dalla aorta porta sangue verso il distretto cerebrale.
Ecco. Lei ha detto bene prima, Sì. dicendo che una delle cause più importanti, cioè la prima causa di invalidità è la terza causa di morte dopo le malattie cardiovascolari e le neoplasie, con un danno notevole per il singolo paziente, per la collettività e per la spesa sanitaria nazionale, non soltanto nella cura dell'ictus acuto, ma anche nella cura dei servizi riabilitativi, dei giorni di assenza di lavoro. Quindi per il servizio sanitario nazionale la spesa è enorme. Quindi la prevenzione di questo evento È è fondamentale fondamentale, per il singolo paziente e per la sì. collettività, ovviamente. Ecco, dottor Crisi, dopo aver accertato quindi le cause di questo iniziale deficit neurologico, causato appunto come lei ci ha spiegato da un diminuito afflusso di sangue, si decide eventualmente, lei è un maestro in queste cose alla Salus, di un eventuale intervento chirurgico che può essere soft o un po' più, diciamo, impegnativo. Il primo, di cui abbiamo parlato tante volte, ma quanto è importante ripeterle queste cose per Certo. aumentare la consapevolezza dei nostri telespettatori, la endoarteriectomia della carotide. Ecco, cosa è? Spieghiamo in quali casi si sceglie questa soluzione, qual è il tipo di anestesia, quanto tempo dura, quali sono le eventuali complicanze, i tempi di degenza e poi di controllo, di follow-up. Allora, è ovvio che si spera di non arrivare all'intervento e quindi la prevenzione è importantissima nella prevenzione sia di correzione dei fattori di rischio ma anche nella terapia medica, cioè una placca Sì. ateromasica evidenziata all'eco color Doppler non si opera subito, cioè una placca che Sì. non abbia una certa entità di stenosi e che in genere superi il 70% di ostruzione del vaso viene trattata con terapia medica, a meno che non sia una Ecco, placca per esempio instabile la con degli terapia arresti. medica, lei che cosa suggerisce, La dottore? terapia medica è rappresentata dagli antiaggreganti diastinici, che sono la carbiaspirina, per esempio, il clopidogrel, l'Oplavix, quindi gli antiaggreganti, quelli che rallentano la crescita della placca, diciamo così, riducendo l'aggregazione piastrinica alla placca stessa. Sì. La placca cresce perché c'è la formazione del danno alla parete, l'aggregazione delle piastrine e la formazione del trombo. Riducendo l'aggregazione piastrinica si rallenta la crescita del vaso e della placca. E poi, ovviamente, correggendo i fattori di rischio, e si è visto che le statine, che sono i farmaci che si danno per il colesterolo, per esempio, sono Ecco, importantissimi per stabilizzare le qui che placche. Qui vediamo, dottore. vediamo uno dei primi interventi di cui lei ha parlato, cioè la endoarteriectomia carotidea, cioè è un intervento che si va ad effettuare mediante un'incisione laterocervicale sul margine anteriore dello splenocleidomastoideo, si incidono i piani cutanei e i piani sottocutanei fino a isolare la carotide, che noi vediamo lì Sì. isolata, diciamo così, nell'immagine. Si isola un tratto di carotide comune e della biforcazione carotidea, si pratica un'incisione sulla parete arteriosa in modo da estendere l'incisione dalla carotide comune, quindi al di sotto della biforcazione, come lì vediamo, estesa lungo la carotide interna, quindi sul vaso in va al cervello. Si espone il tratto della biforcazione, che è il tratto maggiormente interessato alla formazione delle placche ateromasiche, e si va a rimuovere, come vediamo nell'immagine, la Sì. placca ateromasica. Si parla di endoarteriectomia perché si rimuove la placca e una parte di endoarteria, Sì. cioè dalla parte di intima e parte della media. Sì. Dopodiché, pulito adeguatamente il fondo del letto, diciamo così, dell'arteria, si va a richiudere il vaso o in maniera diretta, come abbiamo visto nell'immagine, o mediante interposizione di un patch in materiale alloplastico in vena, quindi può essere il Dacron, per esempio, o una vena autologa del paziente. In questo caso si attua, diciamo così, la interposizione del patch sicuramente quando il vaso è molto piccolo, sotto i 5 mm di diametro, ma a volte ci sono scuole, noi lo facciamo spesso con interposizione del patch quasi sempre, in modo tale da allargare l'afflusso di sangue all'arteria, alla carotide interna ed evitare il rischio di restenosi precoci del vaso Sì, stesso. sì. In alcuni casi, ovviamente, noi facciamo sempre prima di eseguire l'endoarteriectomia la chiusura del vaso, ovviamente, per evitare che ci sia fuoriuscita di sangue dopo l'incisione dell'arteria. Questa cosa può creare in alcuni casi un deficit neurologico del paziente. Ci sono alcuni pazienti che non tollerano questa chiusura detta clappaggio. Ovviamente in questi casi noi interponiamo un tubicino che porta sangue dalla parte, diciamo così, bassa dell'arteria, quindi la parte a monte dell'incisione, fino alla parte a valle, in modo tale da portare sangue al distretto cerebrale mentre noi lavoriamo, cioè nel momento in cui noi stiamo eseguendo la Sì. endoarteriectomia ed eventualmente l'interposizione del patch, questo tubicino consente al sangue di passare e andare al distretto cerebrale anche durante il nostro lavoro. Sì. Diciamo che la quota Dunque, però di persone che non tolgono il clappaggio non è elevatissima. sì. Dunque, l'altra, questa è la, come dire, è il primo step, come dire. L'altra procedura, Esatto. se dico bene, è l'angioplastica, un po' più complessa.
diciamo, l'angioplastica carotidea e lo stenting, cioè lo stent un po' come si mette negli atri. Come si Esatto, fa? Ecco, da quale esatto. varco si entra? Qual è l'approccio? Allora, diciamo che non ci sono incisioni. L'accesso al vaso avviene attraverso delle punture attraverso la cute, quindi è un'incisione transcutanea, è una puntura transcutanea attraverso cui noi inseriamo un filo guida e questo filo guida raggiunge il vaso interessato. I punti di accesso possono essere o l'inguine, quindi dalla sede inguinale, o dalle braccia, a seconda della disposizione anatomica dei vasi. Noi raggiungiamo il vaso interessato con questo filo guida, superiamo il punto di stenosi, attraverso questo filo guida noi facciamo scorrere un catetere. Questo catetere ci consente di iniettare mezzo di contrasto, visualizzare il vaso, visualizzare il circolo intracranico, visualizzare la sede della placca e l'entità della stenosi. Dopodiché, attraverso il filo guida, noi interponiamo un filtro di protezione cerebrale che ci consente di bloccare eventuali frustoli di placca o microemboli che possono partire durante il nostro lavoro e quindi poi recuperarlo in un secondo momento, evitando così un danno ischemico cerebrale. Sì. Su questo stesso filo guida, noi facciamo scorrere. Sì, dottor Crinisio, abbiamo perso l'audio del dottor Crinisio, stiamo ristabilendo, mentre vediamo appunto la tecnica di rimozione delle placche carotidee che appunto possono rischiare di provocare un ictus cerebrale attraverso diciamo, la mancanza di afflusso di sangue attraverso la carotide. Dottor Crinisio, stiamo ristabilendo il contatto via Skype con Adolfo Crinisio, che si trova alla Salus di Battipaglia e che è collegato con noi via Skype. Quindi stavamo dicendo il primo step, il primo appuntamento, il primo step è appunto la endoarteriectomia e poi se non è sufficiente oppure se il chirurgo non lo ritiene sufficiente si passa al secondo tipo di chirurgia che è un po' più complessa, ma comunque è sempre una chirurgia, come dire, mini-invasiva ed è appunto la angioplastica. Dottor Crinisio, c'è ancora in linea? Ah, Sentite? eccolo qui. Dottor Sì. Crinisio, allora dicevamo, parliamo un po' di questo intervento, quanto tempo dura questa angioplastica che è un po'. L'angioplastica che viene fatta in maniera mini-invasiva con uno stent che si adatta alla placca e il palloncino che la dilata, noi la effettuiamo attraverso una puntura transcutanea e un filtro di protezione cerebrale. È un intervento mini-invasivo, per il paziente è assolutamente non pregiudicante dal punto di vista diciamo così, dell'impegno fisico, e il paziente si alza il giorno dopo, la sera stessa, e diciamo così, rientra al lavoro molto precocemente. È un intervento che noi riusciamo ad effettuare quasi sempre, anche nel caso in cui ci siano accessi vascolari piuttosto complessi o tortuosità basale. Oggi i dispositivi che abbiamo a disposizione ci consentono di navigare nei vasi molto facilmente e quindi accedere a questi punti in cui noi dobbiamo effettuare l'angioplastica, sia attraverso punture cutanee, sia attraverso punture che avvengono dal braccio. In genere all'inizio questi interventi venivano riservati soltanto ai pazienti ad alto rischio chirurgico. Oggi in realtà si è visto che la qualità dell'intervento e i risultati a distanza sono ottimi, per cui nella maggior parte dei casi riusciamo a effettuarla anche in pazienti che non abbiano queste caratteristiche. In questa immagine vediamo quello di cui parlavo prima, cioè il tubicino o shunt che noi mettiamo nei casi di endoarteriectomia per i pazienti che non tollerano il crampaggio carotideo e che quindi questo tubicino ci consente di far continuare l'afflusso di sangue al cervello mentre noi Sì. eseguiamo Sì, l'endoarteriectomia. non so se stiamo Ovviamente. usando il video 06, che è quello che si riferisce allo stenting e Quello che abbiamo appunto visto è l'endoarteriectomia. all'angioplastica. Ecco, in quali casi si sceglie questa soluzione, dottor Crinisio, quando la prima non è sufficiente? No, allora diciamo che ci sono oggi pazienti che sicuramente, per i quali si preferisce sicuramente lo stent carotideo, che sono i pazienti ad alto rischio chirurgico, cioè pazienti che abbiano delle forti comorbidità, Ah, delle ecco, cardiopatie sì, importanti, certo. che possono non tollerare un intervento più Sì. invasivo, come può essere un intervento che dura un po' di tempo in più, che dura un'oretta, un'oretta e mezza, che è quella dell'endarterectomia carotidea, con un'incisione laterocervicale, drenaggi Sì. e quant'altro. Questi pazienti noi li candidiamo all'intervento mini invasivo tramite l'angioplastica carotidea, che è un Sì. intervento che dura veramente mezz'ora e che si fa attraverso una puntura
inguinale o attraverso il braccio, il paziente non ha drenaggi, non ha tagli, quindi voglio dire anche nei pazienti che abbiano cardiopatia o comorbidità importanti possono essere effettuati senza grossi rischi per il paziente stesso. L'anestesia è un'anestesia locale in questo secondo caso, quindi questo nel caso è importante, dell'endarterectomia è un'anestesia, cioè noi effettuiamo un'anestesia loco-regionale mediante il blocco del plesso cervicale. Allora, un'anestesia più impegnativa. Sì, dottor Crisio, quindi siccome concludiamo con la prevenzione, aggiungiamo che l'ictus può essere prevenuto anche con altre cose, per esempio quello di tenendo uno stile di vita adeguato ogni giorno, per esempio partendo dal fumo, che è una delle contraddizioni, insomma, del viver bene. Esatto, diciamo il fumo e altri fattori di rischio sono comuni a tutte le arteriopatie, anche per quelle aortoeliache e periferiche. Il fumo crea un danno della parete vasale e su questo danno, questa lesione della parete vasale, si aggregano le piastrine e si creano poi le placche. Il fumo, il diabete, la pressione alta, l'ipercolesterolemia, specialmente legata al colesterolo LDL, diciamo così, lo stile di vita, l'obesità, la mancanza di attività fisica comportano ovviamente una maggiore incidenza di queste patologie di tipo ateromasico a tutti i livelli, a partire dalle coronarie, quindi le carotidi o gli arti inferiori, che molto spesso si associano l'una all'altra. E quindi avere uno stile di vita adeguato, quindi annullando o abolendo completamente il fumo di sigaretta, tenendo sotto controllo la glicemia nei pazienti diabetici, attenzione alla pressione arteriosa e utilizzando farmaci per il colesterolo, questa incidenza si abbassa moltissimo. Ovvio che lo stile di vita è fondamentale non soltanto per le patologie cardiovascolari, ma per tutte le patologie, gran parte delle patologie di cui possiamo essere affetti. Quindi niente fumo, mangiare giusto, lo diciamo sempre, fare attività fino fisica, ad essere banali, mantenere la pressione bassa, come lei dice, giustamente, e fare, fare un esercizio fisico regolare. E quindi, non ci vuole molto, insomma, dottor Crinizio, per vivere... Assolutamente no. Non ci vuole tanto. E la spesa della prevenzione è bassissima rispetto alla spesa del trattamento, sia dell'ictus acuto che della riabilitazione. Si pensi che, secondo alcune stime, la spesa media per un paziente che è affetto da ictus, che deve essere sottoposto a riabilitazione, supera i 100.000 euro per il Servizio Sanitario Nazionale. Quindi, la prevenzione costa molto di meno. Dottor Crinizio, è sempre un piacere parlare con lei, perché oltre alla scienza lei ci trasmette anche buon umore e ottimismo, e quindi le siamo molto grati.